Con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci. E questo è il motto della famiglia Addams, famiglia diventata popolare grazie alla serie televisiva degli anni 60 e che ha ritrovato nuova linfa con Mercoledì, produzione che si concentra sulle gesta della piccola di casa. In questo video ripercorreremo l'evoluzione di questa saga per capire come si sia passati da questo a questo. La storia della famiglia Addams inizia nel 1938 dalla matita di Charles Addams, un talentuoso illustratore nato nel 1912 a Westfield, nel New Jersey. Charles aveva 26 anni quando diede vita ai personaggi che lo avrebbero reso immortale. Cresciuto in un ambiente suburbano, amava l'arte fin da piccolo e la sua passione per il macabro si manifestò presto, influenzata da un umorismo nero che contraddistinguerà tutta la sua opera. L'idea della famiglia Addams gli diede un enorme successo, facendolo diventare una delle figure più influenti nel mondo dell'umorismo dark. Sebbene avesse già iniziato prima a collaborare con The New Yorker come vignettista, fu proprio la creazione di questa famiglia a catapultarlo verso la celebrità. La popolarità della serie, sia in versione fumettistica che televisiva, trasformò Charles Addams in una sorta di celebrità dell'epoca, consolidando il suo prestigio nel mondo dell'arte e della cultura popolare. L'impatto della famiglia Addams sulla sua carriera fu tale che molti iniziarono a chiamarlo semplicemente Chas Addams, legando indissolubilmente il suo nome al mondo grottesco e umoristico che aveva creato. Con il successo delle vignette, i personaggi della famiglia Addams iniziarono ad attrarre sempre più attenzione, tanto da ispirare un'iconica serie TV. Nel 1964, quando ABC decise di trasformare le vignette di Charles Addams in una serie televisiva, nessuno avrebbe immaginato l'enorme impatto che avrebbe avuto. È qui che i personaggi, da figure silenziose delle vignette, iniziano a prendere voce, carattere e dei nomi. Gomez, Morticia, Mercoledì, l'indimenticabile Mano e udite udite, per la prima volta nella storia della televisione una coppia, Morticia e Gomez, sembrano avere una vita sessuale. Da questo momento l'editore del giornale si rifiutò di pubblicare ancora le vignette della famiglia Addams, ritenendo che il pubblico del suo giornale fosse più intellettuale di quello della televisione. Solo nell'87 le vignette torneranno ad essere pubblicate dopo il ritiro dell'editore. Come detto, la transizione dal fumetto al cinema e alla TV non è stata priva di cambiamenti. Nelle vignette di Charles Addams la famiglia era ritratta in modo più crudele e grottesco. Non c'erano dialoghi, ma solamente situazioni bizzarre che lasciavano spazio all'immaginazione del lettore. Invece, nel passaggio alla TV, i personaggi diventarono più umanizzati e affettuosi, mantenendo comunque quel fascino oscuro. Un esempio evidente è Gomez. Nei disegni originali era una figura più fredda, mentre nella serie televisiva diventa un marito amorevole e affettuoso, follemente innamorato di Morticia. E a proposito di lei, Morticia emerge come una donna forte, sensuale, lontana dallo stereotipo della casalinga americana degli anni 60. La serie originale, intitolata La famiglia Addams, andò in onda per 2 stagioni, con un totale di 64 episodi. Anche se non esistono dati precisi sugli ascolti televisivi dell'epoca, sappiamo che la serie raggiunse un picco di circa 30 milioni di spettatori per alcuni episodi, un numero straordinario per una sitcom a tema così stravagante e fuori dagli schemi per quei tempi. La popolarità della serie è testimoniata non solo dagli ascolti, ma anche dall'influenza culturale che i personaggi ebbero sulla società americana. Gomez, Morticia, Mercoledì e gli altri membri della famiglia Addams divennero immediatamente iconici. Il merchandise, i costumi di Halloween e la creazione di film e cartoni animati spinsero ulteriormente la serie nel pantheon della cultura pop americana. In particolare, Morticia Addams divenne un modello di stile e ispirò persino tendenze nella moda gotica. Ma uno dei personaggi più affascinanti ed inquietanti della famiglia Addams è sicuramente Mano. Questo bizzarro personaggio appare per la prima volta nelle vignette senza una vera e propria spiegazione. Nella serie TV degli anni 60, Mano era interpretata dall'attore Ted Cassidy, che interpretava anche il ruolo di Lurch, il maggiordomo della famiglia. Cassidy, oltre alla sua impressionante altezza e presenza scenica, aveva delle mani grandi e molto espressive, caratteristiche che lo rendevano perfetto per il ruolo. Per creare l'effetto visivo di Mano, la produzione adottò una serie di trucchi scenici molto ingegnosi. Cassidy doveva nascondersi dietro pareti, mobili o all'interno di apposite scatole da cui faceva uscire soltanto la mano. Ad esempio, in molte scene la mano emergeva da una scatola o da uno spazio nascosto su tavoli e scaffali, dando l'illusione che fosse un
un'entità indipente. Cassidy riusciva a muovere la mano in modo tale da dare personalità al personaggio, rendendolo vivace e particolarmente espressivo, nonostante fosse solo una parte del corpo. Anche nella recente serie Mercoledì di Tim Burton, il personaggio di Mano è forse quello più d'impatto. Chiaramente qui la realizzazione ha fatto un salto di qualità. Grazie all'uso di tecnologie moderne, l'effetto visivo è molto più realistico e dettagliato. Anche in questo caso, Mano è interpretata da un attore reale, in questo caso Victor Dorobantu, un prestigiatore rumeno scelto per la sua abilità nell'uso delle mani. Durante le riprese, Dorobantu indossava una tuta per il chroma key che copriva tutto il suo corpo, ad eccezione della mano, permettendo alla post-produzione di rimuovere digitalmente il resto del corpo. Il risultato è una mano agile, espressiva e quasi protagonista della serie. Dopo l'introduzione di personaggi così particolari come Mano, la popolarità della famiglia Addams ha continuato a crescere, ispirando numerosi adattamenti. Nel corso del tempo, varie produzioni hanno provato a riportare la famiglia al pubblico per cavalcarne la popolarità. Non sempre, però, con il successo sperato. Nel 1972 viene prodotto un episodio crossover tra Scooby-Doo e la famiglia Addams. Dal successo nasce come spin-off la serie animata La famiglia Addams, prodotta dal canale televisivo NBC. Fu prodotta una sola stagione, tutta ispirata dalle vignette piuttosto che dalla serie televisiva, con una seconda fatta solamente di repliche. Nel 1977 esce un film come progetto pilota per una serie che però non verrà mai fatta. Halloween con la famiglia Addams, con quasi lo stesso cast della serie degli anni 60. Nonostante la grande pubblicità e la popolarità dei personaggi, il film non ebbe molto successo e quindi non venne girata la serie. Negli anni 90 la Orion eredita i diritti del franchise e inizia a sviluppare un film. Purtroppo però i costi alti e i problemi di stress del cast la costringono a cedere i diritti alla Paramount, che completa il film La famiglia Addams nel 1991. Il film non fu accolto benissimo dalla critica, ma fu un successo commerciale tale da produrre un secondo film e una nuova serie animata di due stagioni. Dopo la morte dell'attore di Gomez, il terzo film non venne fatto, se non nel 98, ma con un cast diverso, in quanto altri attori del film degli anni 90 non vollero partecipare. La famiglia Addams si riunisce. A seguito del successo di questo film pilota, si produce una nuova serie, La nuova famiglia Addams, di 65 episodi, trasmessi tra il 98 e il 99. Più di recente, nel 2007, ci fu un musical ispirato alla celebre famiglia, con una tournée negli Stati Uniti e in Europa. Inoltre, nel 2019 e nel 2021 sono stati prodotti due film d'animazione sulla famiglia. È però con la serie Mercoledì del 2022, diretta da Tim Burton, che la saga ha ripreso maggiore vigore. Questa moderna deriva presenta varie differenze con la serie storica. Se volete possiamo parlare nei commenti o in un altro video, ma non voglio parlarne ora. D'altronde questo non è un video sulla serie Netflix, ma sulla famiglia Addams, su come è nata e su come dopo tanti anni sia arrivata fino a noi. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se volete che vi racconti qualche altra storia del cinema. Alla prossima!